Pochi secondi per dire che Laser Navigation si è sempre occupata di ricerca. Gli sforzi di questi ultimi anni si sono concretizzati nella brevettazione della nostra piattaforma di intelligenza artificiale, Sophia AI. Ciò che vi chiediamo è un po' di curiosità nell'andare a scoprirla. Vi abbiamo legato un po' di informazioni e forse troverete le motivazioni per premiarci. Non è presunzione, ma convinzione di aver realizzato qualcosa di efficace ed efficiente. Il mercato pare ci stia premiando e noi siamo pronti a cogliere la sfida, sempre con determinazione. MB Consulting, Project Manager dell'innovazione, rende semplice la complessità e trasforma le sfide in risultati. L'innovazione non si improvvisa, si misura e si attua. L'impresa deve essere attiva nell'innovazione. Il progetto R, nuovo modello di trasferimento tecnologico, strumento dell'innovazione e fattore chiave che guida l'innovazione, strumento nell'attuazione e misurazione dell'innovazione. MB Consulting, la guida per l'innovazione. Buongiorno, sono Lorenzo Baravalle e questa chiaramente non è la MDP Tech. Mi trovo in isolamento, ma per fortuna l'azienda è nelle mani sicure di Giacomo, Biagio, Flavio, Stefano e Monica che stanno facendo veramente un lavoro eccellente. La storia della nostra piccola azienda non è sempre stata semplice, non è sempre stata rosa e fiori. All'inizio ci deridevano, perché mentre i nostri competitor proponevano pulsantiere fisiche, noi sviluppavamo applicazioni. Ci dicevano che innovavamo troppo per un mercato, quello dell'emergenza, che non conosceva innovazione da molti anni e non voleva conoscere innovazione. Oggi però, in un anno così complicato, siamo riusciti a chiudere i tre contratti più importanti della nostra storia con i leader dell'emergenza europea. E questo soltanto grazie al fatto che non abbiamo mai smesso di innovare. Il mio socio, quando fondammo MDP Tech, mi disse: "Io solo una cosa voglio da questa azienda, che l'impossibile non esista." Quando penso a questa frase mi viene sempre in mente un uomo saggio che diceva che un'utopia spesso è la forma più comoda per definire qualcosa che non si ha voglia o il coraggio di fare, e che un sogno resta tale fin tanto che uno non si mette lì e inizia a lavorarci. Abbiamo creato anche questo oggetto che abbiamo brevettato, che è il francobollo chirurgico. Francobollo chirurgico per quale motivo è stato creato? Perché le mascherine FFP2 dichiarate a suo tempo egoistiche, perché proteggono te stesso ma non chi ti circonda, con questo francobollo abbiamo la possibilità di attaccarlo direttamente sulla valvola dell'FFP2 e quindi abbiamo creato il francobollo con lo stesso tessuto materiale della mascherina chirurgica e quindi i dottori, ad esempio, non hanno più l'obbligo di portare sia la chirurgica che l'FFP2, possono utilizzare un FFP2 con un francobollo chirurgico, il quale basta soltanto piegarlo, spellicolare l'adesivo e la colla che è certificata anche per il contatto con le mani e col viso, che è la stessa che si utilizza nei cerotti, farà da ancorante
sulla valvola. In questo modo una mascherina egoistica viene trasportata e tramutata in protezione sia in ingresso che in uscita, e quindi non è più egoistica. In questo modo eliminiamo anche gli elastici, quindi minor dolore per il dottore nelle orecchie, e riduciamo di 4 volte l'inquinamento nell'ambiente. Per questo motivo pensiamo di meritarci un premio. Ciao a tutti, sono Francesco Serino, CEO e founder di Nexus TLC. Nexus TLC è una PME innovativa campana che opera in ambito delle comunicazioni. In particolare siamo specializzati nel mondo dell'internet delle cose. La nostra vision è quella di poter dar voce alle cose, ovvero tutto ciò che ci circonda può darci un'informazione utile e importante per poter appunto sviluppare soluzioni innovative di monitoraggio e controllo remoto in diversi ambiti, tra cui quello dell'efficienza, sicurezza e sostenibilità. Grazie. No Frill, dall'inglese No Frills, senza fronzoli, è una PME innovativa costituita nel 2009 per servire grandi corporate e aziende nei programmi di innovazione e trasformazione non solo digitale. La formula è semplice ed è quella di mettere a disposizione dei professionisti con una specifica e consolidata esperienza nella missione richiesta. Per fare questo, No Frill in pratica non ha dipendenti e di volta in volta seleziona le risorse funzionali alla realizzazione dell'obiettivo. Poi lo facciamo succedere. Un ampio, positivo e duraturo impatto nel mondo. Riuscire a non rimanere soli, a non essere isolati, questa è la cosa importante. No! 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 No, non ci siamo. Molto meglio l'amore. È importante farsi sentire dagli adulti. Noi di WeRoad vogliamo ringraziarvi donando 1000 gift card del valore di 200 euro a tutti gli operatori sanitari coinvolti. Sono Giulia Giontella, la fondatrice di Flority Fair, il primo portale italiano di fiori chilometro zero in Italia, con formule di abbonamento, quindi ecologiche, e siamo anche innovativi perché puntiamo tutto quanto sul settore degli stabilizzati, ovvero piante, fiori, giardini verticali, che grazie a dei conservanti naturali come la glicerina durano per sempre e non hanno bisogno di manutenzione. Sono Dani Delisci, amministratore delegato di Social Librerie SRL. Social Librerie è una startup e spin-off dell'Università di Studi dell'Insubria. La nostra missione è quella di divulgare la cultura con gli strumenti più moderni e innovativi a portata di tutti. Ultimamente si parla tanto di Europa a due strade per quanto riguarda l'ambito economico.
Con Happy Book noi abbiamo cercato di creare una piattaforma innovativa che mette insieme il mondo accademico con quello industriale, perché la cultura deve essere portata di tutti. Happy Book è il primo social orientato al mondo accademico, uno spazio globale dove le competenze diventano know-how. Una piattaforma innovativa europea che mette insieme studenti, ricercatori, imprese e venture capital per investire tra di loro. Tron è un software as a service pensato e disegnato per rimuovere tutte le duplicazioni di contenuti e dati di prodotto ed oggi acquistato dalle primarie aziende al mondo. Tutto ciò l'abbiamo reso possibile proprio credendo nella perseveranza e nella crescita del talento del nostro territorio, nonostante siamo in Italia e non in Silicon Valley, dove tipicamente nascono le imprese più innovative in questo spazio di mercato. Soluzione parte in un concetto, diciamo, di Covid, quindi al solo fine di garantire il distanziamento,
ma poi dal punto di vista B2B ha già preso una connotazione un po' più ampia, quindi di soluzione che serve per la tutela del dipendente